ciao ragazzi, allora mi sto già pentendo di fare questo video ancora prima di registrarlo, rendiamoci conto. Allora, oggi, perché mi è venuta la malsana idea, ho visto questi video su YouTube e ho detto cavolo, devo provare anch'io, e mi è venuta la malsana idea di andare a spezzettare i miei rossetti preferiti. Sì, sì, sono impazzita. Di andare a spezzettare i miei rossetti preferiti e di scioglierli tutti quanti assieme per creare una nuova tonalità di rossetto Frankenstein e vedere che colore è, che cosa ne viene fuori, se sarà un colore portabile o se sarà soltanto un disastro. Lo vedremo solo, lo sapremo solo vivendo. E quindi c'è già pronto, ho scelto questo coltello che è molto più scenico di un coltellino piccolino. Devo tagliare solo i rossetti, però insomma, almeno questo taglia bene, spero che non li rovinerà troppo. I rossetti, dovete sapere, sono davvero i miei preferiti. Non ho scelto rossetti che non uso mai tanto per fare la scena, sono davvero quelli che io preferisco e sono... ovviamente non sono nemmeno poco costosi, ci sono vari rossetti di Givenchy, Too Faced, Molti MAC e poi Urban Decay e poi c'è qualcosina di Gerard Cosmetics e Diego Dalla Palma se non sbaglio e ci sarà da ridere per voi credo, ma per me ci sarà da piangere e non sono nemmeno pochi, non so se rendo l'idea. Andrò a spezzettare la punta di ognuno e... sto già male, mi sta già prendendo un infarto. Andrò a spezzettare la punta di ognuno per poi appunto metterli tutti assieme in un contenitore che andremo poi a immergere insomma nell'acqua calda per far sì che il contenuto si sciolga in modo da creare appunto questo nuovo rossetto Frankenstein di una tonalità non ben definita e che spero sia un esperimento che riuscirà, perché altrimenti butterò via un sacco dei miei rossetti preferiti, tra cui alcuni che sono anche in edizione limitata che poi non riuscirò più a ritrovare. Quindi ottima idea Nicole, brava brava, io mi sono detta facciamo questa cosa e potevo far qualcos'altro oggi, no, proprio questo. Bene, quindi iniziamo subito direi con lo spezzettamento. Naturalmente il coltello che ho scelto è molto più scenico, non potevo prendere uno piccolino perché devo spezzettare solo la punta dei rossetti, ma ho scelto questo rossetto che però taglia molto bene, quindi spero non rovinerà troppo i miei rossetti. 3, 2, 1, cominciamo. Ok, siamo pronti, qui c'è la nostra ciotolina che è in realtà una coppa di gelato, siamo pronti con la nostra ciotolina dove andremo a versare tutti i vari pezzettini di rossetto, poi qui ho già pronto invece il contenitore per dopo per andare ad inserire il nostro rossetto Frankenstein, coltello che già avete visto e siamo pronti. Aiuto, mi sento molto chirurgo in questa situazione. Allora, il primo rossetto, che tra l'altro è uno dei miei preferiti da quando l'ho scoperto l'anno scorso, il primo rossetto che andrò ad utilizzare nella nostra operazione di oggi, peccato non avere un assistente, è il Criminal Comfort Matte. Questo è, quasi tutti in realtà sono opachi, ma va, niente di nuovo. Questo è il Criminal ed è una bellissima tonalità di rosa nude di Urban Decay. Sto rendendo conto che mi serve un piano su cui appoggiare il rossetto in modo da tagliarlo, altrimenti ho paura di creare dei disastri, di romperlo tutto. Ho recuperato questo piatto normalissimo e andremo qui a tagliare i rossetti. Oh mio Dio, mi sta veramente per prendere male, sto cambiando idea, no, ok. Abbiamo detto, proseguiamo. Ok. Mio Dio, l'ho veramente rovinato. Speravo di riuscire. Ho visto un video in cui una ragazza faceva un taglio netto, il mio invece te pareva. Eccolo qui, il pezzettino di rossetto Urban Decay sacrificato. Lo sento che dice, mammina, perché mi hai fatto questo? Perché mi hai fatto questo? No! E poi l'ho ucciso. Bene, proseguiamo. Direi di continuare con questo di Givenchy. Questo si chiama Beige Plum ed è un nude un po' sul pesca. Cerchiamo di essere più precisi possibile. Direi che questo è quasi peggio di prima. Poi c'è questo di Gerard Cosmetics, anche questo è un rossetto che amo, è un rossetto che ho usato un sacco, infatti aiuto, si era già spopolato, stavo per dirlo, ero riuscita a rimetterlo a posto, nel senso in modo da utilizzarlo ancora, e questo se non sbaglio è un'edizione limitata ed è molto difficile da reperire, però andremo comunque a tagliarne un pezzettino, anche qui mi sembra di sentirlo piangere.
di dolore. Ok. Procediamo con questo di Defa Cosmetics. Sì, non conosco moltissimo questo brand, ma fa dei rossetti opachi niente male, tra cui questo che è il numero 002 Utopia. E vado sempre stessa identica cosa a mozzargli la testa. Come potete non ricordarvi di questo rossetto? L'ho usato per secoli, infatti ne è rimasto pochissimo, se non altro almeno in un'edizione limitata. Posso ricomprarlo perché, e credo proprio che ne avrò bisogno, perché qui siamo agli sgocciolissimi. No, perché mi stai facendo questo, assassina? Eccolo qui, anche Please Me. Procediamo, questo è lo Snob, ma non li menzionerò tutti, altrimenti qui facciamo notte davvero. Anche perché forse è meglio che io non sappia quello che sto facendo. A questo punto andrei ad aggiungere anche questi due Melted di Too Faced. Non volevo mettere troppi rossetti liquidi perché altrimenti la texture sarebbe stata molto strana, anzi ripensandoci forse metterò soltanto questo che non è proprio liquido al 100% come rossetto. Questo è il Melted Nude e mi sta piangendo il cuore a vederlo ridotto così. Comunque forse ancora un po'. Eccoci qua, questo è il risultato. Questo è quello che resta dei miei poveri rossetti decapitati senza pietà. Sono tutti mozzati, speravo di essere in grado di fare qualcosa di decente, invece sono uno peggio dell'altro. Ma vabbè, sono trasferita in cucina. Questo è il nostro, la nostra bacinella con tutti i rossetti all'interno. Non sapevo bene come scioglierli, quindi ho fatto una roba tipo un po' ingegnosa, cioè spero di riuscire a scioglierli a bagnomaria. Accendiamo il fuoco, spero che non esploda tutto quanto. E si è quasi sciolto tutto completamente, non so se riuscite a vedere, quindi manca poco per provare, per vedere com'è. Il nostro rossetto Frankenstein si è sciolto, andiamo a metterlo nel contenitore. Il contenitore è ancora bollente, ma devo essere veloce perché altrimenti si asciugano, nel senso si indurisce di nuovo. Senza ustionarmi, cerchiamo di versare tutto nella ciotolina. Ecco il risultato, questo è il nostro rossetto Frankenstein che non si sa se sarà utilizzabile o meno, andiamo a scoprirlo subito. Devo dirvi che così a prima vista appunto non sembra male, nel senso che, allora, sembra opaco, il che mi rende felice, ma naturalmente praticamente il 90% dei rossetti che ci ho messo erano opachi, ed è tipo il figlio di tutti quei rossetti, che carino, io riesco ad essere romantica anche in queste situazioni. Il colore, allora, il finish non mi dispiace, sembra opaco ma non troppo, e anche il colore, sinceramente, non mi dispiace affatto perché è un bellissimo mix tra un nude, un rosato ma non troppo chiaro, proprio come piace a me praticamente, quindi adesso andiamo a provare il nostro rossetto Frankenstein. Ah, altra cosa importantissima, dovete aiutarmi a dargli un nome, quindi non lo so, scrivetemi nei commenti che nome dareste a questo colore, a questo rossetto. Adesso vedremo l'applicazione, magari vi darà anche un aiuto in più per trovare il nome. Quindi mi sono armata di acqua micellare e dischetti struccanti, andiamo a togliere il rossetto. Non so perché parlo al plurale, andiamo a togliere il rossetto che ho addosso. Sono
Sono probabilmente l'unica persona che ha le labbra più scure senza rossetto di quando lo mette. Ah, le mie labbra sono scurissime, naturalmente, purtroppo. Non mi è mai piaciuta questa cosa, ok. Ci passo sopra un paio di volte con la Beauty Blender, che è ancora il fondotinta che ho steso oggi, perché altrimenti con il mio colore delle labbra sotto, il rossetto Frankenstein che andremo ad applicare verrà fuori sfalsato. Ok, molto meglio. Adesso, base per il rossetto, questa è di Clarin ed è la Instant Light Lip Perfecting Base. Mi trovo molto bene con questa base e già avete visto usarla spesso. Ok, ed ora rullo di tamburi, massima emozione. È arrivato il momento in cui andiamo a provare il nostro rossetto Frankenstein senza nome. Dategli un nome, ripeto. Non vi nascondo che ho un po' di paura. Allora, è bellissimo, ci sto, oddio, sarà il mio nuovo rossetto preferito, mi sta piacendo un sacco. Nude, ma non troppo, adesso non sono andata super super precisa, ma secondo me è bellissimo, non lo so, ditemi che cosa ne pensate voi, ma questa idea alla fine pensavo sarebbe uscito un disastro, invece secondo me è super super carino, cioè mi piace un sacco, è bellissimo. Wow, ho scoperto un nuovo rossetto, cioè nel senso, oddio, devo troppo 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 trovare una nuance, un nome. Io sono entusiasta, non mi sarei aspettata un successo. Di solito quando faccio questi video esperimento, molto spesso viene fuori un casino, voi lo sapete, molto spesso viene fuori una roba. Invece qui sono proprio proprio soddisfatta, non ho pezzi di cibo, no, perché nel frattempo sgranocchiavo roba. Sono molto molto soddisfatta, devo dire. Amo questo colore e è stupendo, è stupendo, è stupendo, oddio. Quindi adesso voglio solo che voi nei commenti mi scriviate un nome da dare a questo rossetto e niente, io vi mando un bacio. E forse il primo video esperimento è riuscito al 100%, magari per me è riuscito al 100%, per voi no, non lo so, ditemi che cosa ne pensate, ma averlo addosso è un piacere, è leggero, è opaco ma non troppo, è coprente. Non lo so, sono troppo contenta. Fatemi sapere invece le vostre opinioni, se avete mai provato a fare una roba del genere, una pazzia del genere, non fatela. Non fatela, non si sa mai. Però devo dire che nel mio caso sono soddisfatta e contenta del mio Frankenstein rossetto. Quindi io e Frankenstein rossetto vi salutiamo, spero vi sia piaciuto questo video. Un bacio gigante e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!